Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Siuzzolini e questo è un video pratico per capire come e quando annaffiare le piante grasse. Allora, iniziamo a capire quando annaffiare le piante grasse. Prima cosa, devono essere annaffiate solo quando è il periodo di vegetazione, quindi per la maggior parte delle piante in primavera e in estate. Poi ci sono dei casi particolari, come questi Aeonium, che hanno il ciclo vegetativo invertito, ovvero riposano in primavera e in estate, in autunno e inverno vegetano, però nel caso delle agavi adesso è il momento per annaffiarle. Quindi prima regola per annaffiare le piante grasse: annaffiatele solamente quando sono in vegetazione, quindi autunno e inverno per la maggior parte dei casi potete lasciarle a secco, poi dipende da dove vi trovate. Ad esempio in Calabria, in Sicilia, in Sardegna fa caldo, in autunno le piante sono ancora in vegetazione, quindi potete annaffiare. Se magari coltivate le piante grasse in Valle d'Aosta oppure a Milano, in autunno già non dovete annaffiarle. Quindi prima regola, annaffiare solo quando le piante sono in vegetazione. Seconda regola, annaffiare solo quando il terriccio è totalmente secco. Quindi cosa dovete fare? Dovete infilare un dito nel terriccio. Se il terriccio è secco, annaffiate. Se il terriccio invece è umido, non annaffiate. Perché? Perché le piante grasse sono molto resistenti alla siccità, sono molto suscettibili ai ristagni idrici, quindi è molto difficile far morire una pianta di sete, mentre è molto più facile far morire una pianta per ristagno idrico. Quindi seconda regola, annaffiate le piante solamente quando il terriccio è secco. Occhio, infilate bene il dito nel terriccio, perché a volte succede che il terriccio in superficie è secco mentre in profondità è ancora umido, e quindi è pericoloso annaffiare le piante già bagnate. Questo perché? Perché in condizione normale il terriccio è occupato in parte dall'acqua, in parte dall'aria e in parte dalle radici delle piante. Se c'è troppa acqua per tanto tempo nel vaso, la parte del terriccio che teoricamente deve essere occupata dall'aria è occupata dall'acqua, quindi le radici non riescono a respirare e le piante marciscono. Terza regola, quanta acqua utilizzare per l'annaffiatura delle piante? Allora, le piante grasse, come già detto, devono essere annaffiate solo quando il terriccio è completamente secco, quindi raramente, però il quantitativo di acqua da utilizzare è abbondante. Come vedete, in questo caso sto utilizzando un grande quantitativo di acqua per annaffiare le piante, quindi assicuratevi che la zolla sia completamente bagnata. Il metodo migliore per annaffiare le piante, quindi annaffiarle raramente ma molto abbondantemente. Una cosa molto importante di cui vi dovete assicurare è che i vasi delle piante grasse abbiano i fori di scolo. Perché? Perché è fondamentale che l'acqua dreni via velocemente dai vasi per evitare il fenomeno del ristagno idrico di cui parlavo prima. Il video sull'annaffiatura delle piante grasse finisce qua. Se il video ti è piaciuto puoi mettere mi piace ed iscriverti al canale, e se hai qualche domanda da pormi puoi farla nei commenti.